Buongiorno, buongiorno, Daniele Haddad, pilota e coach per ADT. Quest'oggi siamo in pista in Ungheria con la Mercedes di Lewis Hamilton. Andiamo per un giro insieme. Quarta, quinta, sesta marcia, DRS aperto. Iniziamo adesso il giro. Si va subito sul rettilineo dei box. Una grande opportunità di sorpasso in questo circuito. Si frena un po' dopo i 100 metri. Subito arriva una curva delicatissima da effettuare in terza marcia. Si va poi in quarta, DRS aperto e subito verso curva 2. Occhio alla trazione perché è sempre molto difficile, sia in curva 1 che 2. La 2 l'affrontiamo in quarta marcia, quinta, sesta e finisce così il primo settore. Si arriva poi nel settore centrale che inizia con una curva cieca, la 4 che affronteremo in sesta marcia. Devi un po' fidarti del tuo istinto per andare a prendere l'apex e poi curvone a destra, evitare il cordolo grigio ti fa scivolare un pochettino la macchina. Arriviamo nella chicane lenta nel settore centrale, presto sul gas, quarta, quinta, e poi chicane invece più veloce che affrontiamo di quinta marcia e di quarta nella seconda parte per poi uscire rapidi. Differenziale un clic e giù e poi sesta marcia, quasi in piena questa curva, non del tutto, ma quasi. Poi si arriva nel terzo settore, curva un po' lenta che io affronto in quarta marcia per avere miglior trazione. Ultime due curve, giù fino alla terza, attenzione anche qui ad andare sul gas, è molto facile perderla. E l'ultima curva è quasi di scorrimento, la facciamo in quarta marcia, apriamo lo sterzo il prima possibile e siamo così, aprendo il DRS alla fine del giro, in Ungheria 1.14.465.